E buonasera, eccoci qua. Ultima partita del giorno, sto a 80 punti. Se tutto va bene, potrei addirittura arrivare a fare il platino 1. Speriamo. Mi servirebbe almeno un terzo posto, credo. Col quarto no di sicuro, col secondo sicuramente. Col terzo credo di sì, a meno che abbia deciso di darmi ancora meno punti del solito. Quindi punterò a fare un buon early game e voi direte che novità, non lo fai mai, infatti. Però oggi mi va così, quindi. Sono due Zyra e un Nasus, il resto non lo prendo perché ho trovato due Varus, a uno gli ho già dato anche degli HP, però faccio questo. Diamogli a Zyra gli HP che è un po' più versatile, purtroppo Varus entra in una sola comp che è quella dei Ranger, punto. E ovviamente inferno perché già solo due dei Ranger sono inferno. Mentre Zyra può entrare in delle comp diverse ed è un po' più versatile, quindi per ora la vita la do a lei. Ho preso Nasus tra questi perché se trovassi una vena avrei già un mezzo team fatto di un qualche genere. Ok. Ora ho già un mezzo team fatto di un altro genere che comunque mi piace. Prenderò Braum, Nasus, Vayne e Zreal, è già un mezzo team. O tutte le volte mi pingano ogni volta che trovo qualcosa. Io tengo tanta roba e a volte mi va male, a volte arrivo a questo stage con 10 champion da una stella, a volte invece succede questo, diluidit. Forse la vita mi conviene darla a Varus adesso che. Proprio perché è un champion che. Vabbè, ho ancora un round per decidere, dai. Interessante. Peccato che non sono per nulla convinto di fare un Morello qua. Mi basterà. Ma se facessi un Locket sarei perseguibile penalmente o lo posso fare un Locket? Perché un Morello su Varus non lo so. Ma senti, facciamo un Locket. A me piacciono i Locket, all'inizio sono forti. E ho solo tre champion, quindi me la devo giocare bene. Forse non è stata una buona scelta, sono un po' pentito di aver fatto il Locket, però vabbè. Quel che fatto è fatto, posso ancora trovare abbastanza agevolmente un AP se proprio voglio e fare il Morello. Solo che non mi convince tanto il Morello su Varus. Colpisce più di un champion, ma a volte no. Non è molto affidabile. Ok, ora faccio il livello. E metto Vayne perché è l'unica che mi dà un'altra sinergia. Mettiamo Varus qui, dai. Così. Magari Vayne è un po' più protetta. Non che abbia particolare senso proteggere Vayne, ma vabbè. Anche lui ha un Locket, ma io credo di avere un team migliore. Ottimo. Bello il nome di questo tizio.
italiano. Warwick, però non so nemmeno perché io l'abbia comprato, mica lo posso mettere davvero. Cioè non mi costa nulla comprarlo, eh. Infatti lo vendo. Tanto non mi è costato nulla. Mettiamo questo bro, mi serve magari un po' più di tankiness, che ci può stare. Ok, questa sembrerebbe facile. Ho lasciato Brome fuori dal locket, poverino, però c'è anche da dire che lui deve stare proprio lì. Se lo metto qui di lato potrebbe benissimo non tankare. Ci sono almeno due italiani. È rimasto un AP su Brome, se proprio voglio fare quel morello. Ma quanti siamo? In 300 punti. Farò un red buff. Sì, si può fare. Ci può stare, dai. Il mio Varus Tank è sempre più pronto. Stavo pensando che sicuramente mi servirà Kindred e poi potrei mettere un Ezreal. Poi potrei sia fare un Ashe con Taric come ultimo champion, oppure tante belle previsioni che si vedrà poi se le farò o meno, perché tutto dipende da cosa trovo tra i champion in vendita. Questa sembra una battaglia destinata a durare. Finita. Sono l'ultimo rimasto in win streak. Fammi prendere questo. Quasi dimenticavo. Non lo so. Può avere senso. Lucian. Ho già uno Shadow. No, non è vero. Non ho Kindred o Varus. Però avrò Kindred. Non lo so. Potrei anche fare così e basta. Quindi no. Però lo prendo, l'idea è quella, due Warden, Light, Light, Light. Certo, viene una stella, quindi non sarà molto forte questa decisione se non trovo almeno vena due stelle. Ora devo solo far durare questa win streak perché non ho risparmiato tanto. Alla fine è sempre la mia solita strategia. E molto spesso funziona, devo dire. Il problema è che quando fallisce, poi la partita diventa un po' difficile. Queste due le devo prendere per lo stesso motivo per cui ho preso lui. Tra l'altro, no. Tra l'altro, no. Tra l'altro, proprio niente. Tra l'altro, se non trovo soldi, devo vendere queste due o i due Asus a scelta.
farò molto roll, quindi può darsi che mi convenga tenere i due Nasus, che è comunque improbabile che faccia champion a 3 stelle. E nessuno dei due è fondamentale per il mio team, è possibile che li venda entrambi a una certa. Quindi si vende loro. Buono. Una Giant Slayer andrebbe su Vayne se Vayne non facesse schifo. Purtroppo su Varus non è ideale perché Varus perde tantissimo tempo a fare la sua ultimate ed è tutto tempo in cui la Giant Slayer non fa niente. E quindi non è buono. Ma noi facciamo invece i cani. E nel fare i cani potrei anche fare una cosa del genere. Ah, giusto, dimenticavo. Ma perché ho messo Senna davanti e Lucian dietro? Non lo so. Comunque Lucian col Giant Slayer è molto forte, quindi. Aia. Ti prego, fai lo scudo? No. Che disfatta. Che disdetta, che distutto. E dire che ho pure speso i 12 gold per andare a fare il livello e niente, ho perso uguale. Male, malissimo. Che triste notizia. Beh, intanto devo mettere le cose al loro posto, ecco. Ho un light e un ranger. Vabbè, ho perso, quindi me ne posso stare un round così. Mi servirebbe mettere Kindred al posto di Diana per recuperare i Ranger, però se non la trovo. Forse era meglio qua, vabbè. Non sono molto soddisfatto di quello che sto trovando. Faccio questo comunque. Voglio mettere lei in una posizione, cioè più che in una posizione la voglio mettere a prendere HP qua. Diana, no. Ultimo reroll. Kindred, interessante. Chi dovevo togliere? Diana. Posso venderla e comprare queste due Zyra. Certo, perdo un champion a 2 stelle, però ho recuperato i Ranger e avendo Varus così potrebbe anche essere buono. Potrei anche perderla. Vediamo. Finché questa non perde tanta vita, è buona. Dai, ce l'ho fatta. Bene. Peccato, ne ho vinte due di fila dopo aver perso la win streak. Sarebbe stato molto meglio non perderla. Però fino a qua ci arrivavano tutti, però il punto è che ho rosicato un po' per questo avvenimento. Potrei prendere un addio, un attack speed e darlo semplicemente a Lucian. Magari prendere Soraka Brand. Tanto per quello che è rimasto, ok, Brand non c'è più, va bene. Ezreal. Ezreal lo sto continuando a tenere, per dei motivi che poi mi verranno recapitati per posta.
riusciamo a fare una cosa a 2 stelle? No. E ora si vende Nasus, dai. Prendo questa Kindred. Anche perché con 30 gol di meno sarebbe brutto perdere. Wow, c'è già chi sta a 30, 40, 40. Sempre lui. Lucian. Vabbè, vendiamo l'altro Nasus. Del resto. Faccio 2 reroll. Anche 3 se non trovo niente. Yorick non lo so. Avrò mai più di 2 Ranger. Ti facciamo così. Tanto voglio dire, ormai a cosa mi serve questo? Lo tengo perché gli ho dato della vita e magari poi cambio idea, non lo voglio buttare subito, ma l'idea è che probabilmente non tornerà più. Mi interessa molto di più fare il terzo light a questo punto. Ho perso, è morta Senna, quindi ciao. Ok, ora devo trovare qualcosa. Ho perso di nuovo la win streak, ci sono i lupi ora. Ho 2 Kindred, 2 Lucian, 2 Senna, 2 Vayne, 2. No, basta. Però. Uno di questi, lasciamo perdere Vayne che è pure secondaria, ma uno di questi 3 lo devo trovare. Se no, inizia a diventare duretta la situazione. Poi come ulteriore light potrei mettere boh, Vayne e poi magari mettere un quarto Ranger. Non sarà il team della vita, ma potrebbe funzionare. What? Cosa sono tutte queste cose? Sono cose tutto sommato abbastanza buone, ma lui ha un attack speed, io i guanti me li do in faccia. Vabbè, facciamo sto livello. Così mettiamo Vayne. Tra l'altro sono stato così intelligente da lasciare Varus sempre fuori dal locket. Mettiamolo di qui, va. E vabbè. Faccio 2 reroll di numero, ma diciamo che ho già deciso. Ok, ho deciso. Faccio lui. Abbiamo visto che questa non funziona. Se la do a Lucian non viene passata a nessun altro, quindi la butto un attimo su Yorick. Morta Senna, giustamente c'ha 3 HP. Ho perso, vendo Braum. Preso Ashe. Ma qui c'è un orb. Ma sono stordito allora, ditemelo. Beh, non posso togliere nessuno al momento, però potrò poi mettere questa Ashe. Qual è il problema di questo team? Che non ho nessuna frontline. Ho tolto i Warden per mettere delle belle cose, ma non ho una frontline, quindi perderò male. Non trovo Senna. Qui faccio una brutta fine. O ne vinco ancora uno o due per sbaglio, oppure faccio una brutta fine. No, vabbè, questo c'ha Nocturne con 2 Infinity, guarda che schifo che devo vedere. Partita la moda delle Nocturne con 2 Infinity, non si ferma più. Forse sono stato un po' troppo precipitoso a dare il Nico Help a Lucian, perché ora vorrei quasi avercelo per Yorick, che senza di lui non ho nessuna frontline. Se anche mettessi Ashe non è che mi cambierebbe la situazione tanto, non ho oggetti di attack speed sui Ranger
ha un doppio carry Ranger Lucian che non ha particolarmente senso. Mi servirebbe molto di più una sopravvivenza. Ok, questa aiuta. Aiuta ma non risolve, la devo smettere di buttare i soldi perché Ash non sarà determinante ma mi può dare una mano. Quindi devo risparmiare per fare il livello adesso. Anche questa ce la possiamo fare. Ok. Una partita vinta in questo momento è oro, perché stanno tra i 10 e i 30 in 5 persone. Io devo assolutamente fare top 3. Cioè, assolutamente. Posso anche rimanere in platino 2, però il risultato che cerco è quello lì. E non so se è alla mia portata, onestamente. Non ho un team molto valido. Un team vagamente valido che in late game diventerà sempre peggio. O prendo una BF per Lucian che non c'è. Oppure i guanti che non ci sono. O in alternativa prenderò magari una Rageblade per Lucian. Sì, dai. Almeno sono 4 gold. Non so quanti soldi sono, potrebbero mettere un angolino con scritto quanti soldi ho, così decido se preoccuparmi di vendere subito o no. Questo gioco punisce davvero chi ha la memoria come la mia, ovvero inesistente. Bene, non è bello, ma non è che abbia. Dai, non è terribile comunque. Cosa cerco? Perché sto rerollando? Perché cerco Yorick? Va bene, ma tanto non lo trovo. Meglio che mi tengo i soldi per mettere Ash, dai. Quindi ora due partite e non faccio reroll. Arrivo a 50 per i lupi, per i polli, anzi. Questa la potrei anche vincere. Perché Lucian è stato stannato da morto? Ma può accadere? Qui la Redemption mi ha fregato. La Redemption mi ha fregato tantissimo. Come mi ha fregato quella Redemption? C'erano tutti morti, si sono tutti refullati. Sì, se tutto va bene magari arrivo a 50. Qui non scendono. C'è questo che sta in win streak. No, Blade Master Assassin è lui. E lui ha messo la Blade. Questo arriva in top 3. Quindi o scende uno di questi, o io arrivo quarto se tutto va bene. E sottolineo se tutto va bene, perché qualsiasi di questi altri quattro può avere un buon team o farlo. Questo mi ha distrutto. Lo sapevo che finiva così. Lo sapevo. Ora se anche metto Ash cosa mi cambia? Non mi cambia niente. Non ho una frontline. A 50 gold ci sono. Ok, vediamo cosa mi droppano qui. Ok, mi è andata abbastanza bene. Anzi, mi è andata molto bene, dai. Vediamo di essere onesti. Perché qui posso fare una Guardian Angel. Compro il livello. Metto Ash che non sarà risolutiva ma sicuramente aiuta e
ora non mi rimane che cercare Yorick. Cercare Yorick è tutto quello che mi resta da fare. A meno che io arrivi in late game, ma la vedo difficile, quindi cerchiamo Yorick, ma non c'è. Mi prendo un placeholder, così non mi confondo. Tanto a 10 gold non ci arrivo di sicuro. E comunque dopo rerollerò subito perché lo devo trovare il prima possibile. Dai, questa magari ce la faccio. È lo stesso di prima, tra l'altro. Wow. Fa la differenza Senna col Guardian Angel quando hai un Lucian che fa questi danni. Devo trovare Yorick, ho 3 reroll perché è il mio placeholder. 1, niente, 2. Niente, 3, niente, grazie, arrivederci. Va bene, ne dobbiamo reggere un'altra. Cambiamenti da fare? Non lo so, direi di no. Magari metto lei nel locket che non ha modo di refullarsi mentre crepano gli altri light. Questa la vedo un po' peggio perché vai su Nocturne, ti prego. Buono. Dai. Almeno non ho perso tanto. Non ci dovevo proprio finire contro questo. Ma è il suo ghost, tra l'altro. Non sono neanche contro di lui. Ho solo due reroll per trovare Yorick. Uno. Niente Yorick. C'è Taric. Ma certo. Ma è ovvio. Chi se ne frega degli inferno? Certo che voglio Taric. Lo metto qui di fianco a Yorick. Mi rende Ashe molto più resistente. Lui è resistente. E gli Inferno non credo che mi stessero carriando proprio per niente. I danni li sta facendo tutti Lucian. Sono fuori? No, non sono fuori, ma sono quasi fuori. Oddio, cos'è sta cosa? Non capisco chi stia vincendo perché non mi ricordo chi ha questo Zed. Ovviamente spero che vinca lui. No, ovviamente non ha vinto lui. Vabbè. Questa va male. Non si fa così il team che faccio, che volevo fare io. Una Force of Nature non è mia, non è mia. Mia non è. Pff, che piglio. Prendo una Torme e la butto su Taric. Almeno è possibile che perda malissimo, ecco, cos'è possibile. Non c'era uno Yorick, vero? Mi sono dimenticato. Mi sembra di no, forse l'avrei notato. Forse. Niente. Olaf Brand. Amumu Zed. Non ho il placeholder, tra l'altro. Quindi ho finito i reroll. A posto. Niente, mi sa che è finita. Molto probabile che arrivi sesto o quinto. Che è un peccato, perché 18, 17, 11. No! Non lui! Di nuovo sto schifo di Nocturne. Vabbè. E qui finisce la mia avventura. È già in GA, sono ancora tutti vivi, sono fuori. Sono sesto. Che palle. Che palle. Che palle. Vabbè, non me ne frega neanche di che fine fanno gli altri, tanto ormai meno 19. Va bene. E sono partito da 0, sono arrivato a 61, vediamo il quadro complessivo, dai, la giornata non è andata male, suppongo.
Domani ci riprovo, sempre con l'idea di fare il platino 1. Questa era la 90ª, quindi mi rimangono 10 partite. No, non ce la faccio. La mia previsione verrà sforata, a meno che le vinco quasi tutte, cosa molto difficile perché l'MMR non è bassa per niente. E, boh, tutto può succedere, ma è probabile che sforerò dalle 100. Mi spiace. E vabbè, a domani. Ciao ciao e buona serata.